La più grande rivista al mondo dedicata alla chirurgia plastica, PRS, Plastic and Reconstructive Surgery, ha dedicato un articolo all'esperienza vissuta dai medici, infermieri e da tutto il personale dell'ospedale di Castel San Giovanni durante i terribili giorni dell'emergenza Covid, giorni durante i quali non esistevano più distinzioni tra reparti e differenti professionalità. Tutti erano chiamati a fare di tutto. Autore dell'articolo è il dottor Marco Stabile, primario dell'unità di chirurgia plastica ricostruttiva dell'ospedale di Castel San Giovanni. Il fatto che la sua testimonianza sia stata pubblicata dalla rinomata rivista non è un fatto scontato. Lo scritto ha passato il vaglio di una sorta di comitato scientifico di redazione. In una parola, l'aver pubblicato l'articolo equivale ad un riconoscimento della comunità medica internazionale che l'ospedale Valtidonese, ad esempio, è stato il primo in Europa a ospitare solo malati Covid. Aver pubblicato su questa rivista per noi è stata un'importanza straordinaria, ma anche perché è la testimonianza, è proprio una pagina di storia di quello che abbiamo vissuto in questi mesi in questo ospedale. Ma l'articolo è anche la testimonianza di un'esperienza personale molto intensa. E avete vissuto momenti drammatici, lei parla di situazione di guerra quasi. Eravamo in guerra. Sì, diciamo che questo articolo, come dicevo, io una notte non riuscivo a dormire, ho detto ma perché non devo buttare giù due righe per avere un ricordo di quello che sto provando, di quello che stiamo facendo qui tutti insieme in questo ospedale. E diciamo che la magia di questo ospedale è stato il fatto che tutti ci siamo messi in gioco per aiutarci l'uno con l'altro, aiutare i pazienti che come in guerra arrivavano portati delle ambulanze ogni 40 secondi e in situazioni veramente critiche. Tanti sono morti, tanti li abbiamo salvati. A corredo dell'articolo c'è anche una sua foto in cui lei indossa il casco, è il casco che noi abbiamo visto in innumerevoli foto. Con il reparto UTIR della pneumologia del dottor Cosimo Franco abbiamo fatto un corso e quindi ci voleva un volontario che si mettesse a indossare il casco. Beh, mi sono proposto io e in questa maniera ho potuto provare cosa vuol dire stare lì dentro, che non è assolutamente facile, l'aria ad alta velocità non ti fa sentire, i timpani devi compensare perché ti fanno male, non puoi toccarti la faccia, non puoi portare gli occhiali, insomma direi che non è il massimo stare lì dentro. È ancora più apprezzabile appunto il fatto che i nostri malati hanno sopportato per giorni. La chirurgia plastica è sempre una disciplina di problem solving, quindi in qualsiasi modo noi riusciamo a risolvere un problema, ora in questo caso non chirurgico ma insomma medico, mettendoci a disposizione degli altri colleghi che ci hanno aiutato tantissimo e noi loro. Insomma abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto famiglia e siamo riusciti a riconvertirci e a dare una